In questo video vi spiego ogni singola cosa che c'è da sapere sulla modalità zombie di Black Ops 6. So perfettamente che molti di voi non hanno apprezzato Cold War, e non piace neanche a me, però fidatevi, per quanto questo COD possa somigliare a Cold War, è ben diverso, ed entro la fine del video capirete il perché. Prima di iniziare vi informo che tutto quello che dirò in questo video è preso da altri youtuber americani che sono stati invitati a giocare una beta di Black Ops 6 zombie. Di conseguenza le informazioni che vi do sono al 100% reali, mentre il gameplay che vedete di sottofondo e di Mr. Ruffle Waffle, e a tratti metterò anche il gameplay di Noah J. In ogni caso trovate tutti e due i link ai rispettivi video nella descrizione. Ora non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con le informazioni sulla nuova modalità zombie. Oh, non è che comunque se prima di iniziare il pippone enorme vi iscrivete, cioè non mi offendo, potete farlo. Iniziamo parlando di ciò che tornerà dai vecchi capitoli della saga. Il sistema di loadout torna da Black Ops Cold War. Sarai tu a scegliere con che arma iniziare la partita e con quali accessori equipaggiarla. Sarà presente anche un nuovo sistema chiamato Zombie Build, che ti permetterà di modificare ogni singola arma presente su zombie, in modo simile a come funzionava il sistema di accessori di Black Ops 3. Ovviamente è totalmente opzionale, potrai scegliere tu se modificare o meno un'arma. Torneranno le Gabblegum da Black Ops 3, ma saranno molto diverse nell'utilizzo. Ci saranno solo tre tipi di Gabblegum, istantanee, a tempo e ad utilizzo. Non esisterà il Liquid Divinium, tutte le Gabblegum saranno infatti ottenibili semplicemente giocando. Alla fine di ogni round, infatti, ci sarà la possibilità di ricevere come ricompensa una Gabblegum. Ci saranno sempre 5 Gabblegum equipaggiabili. Le Gabblegum verranno consumate solo quando utilizzate e non quando prese dalla macchinetta, come su Black Ops 3. Quindi se prendi una Gabblegum e poi muori senza utilizzarla, questa non verrà consumata. Potrai portare fino a 3 Gabblegum in contemporanea e utilizzarle come se fossero delle serie di punti. Il sistema di drop degli zombie ritornerà da Cold War, ma molto meglio. Prima di tutto non ci saranno più diverse rarità di drop, ma sarà presente solo quella verde. E in più i drop saranno specifici ad ogni giocatore, quindi solo tu vedrai i tuoi drop, rendendo così tutto più semplice. L'acquisto delle porte potrà essere condiviso da più persone, esattamente come in Infinite Warfare. Infatti le porte potranno essere comprate da più giocatori. Potrai quindi pagare metà costo di una porta e far pagare l'altra metà al tuo compagno di squadra. Inoltre sarà possibile vedere chi ha aperto più porte durante la partita direttamente dalla scoreboard. Quando usi il pagapunch non sarà più presente il menu di potenziamento. Basterà interagire per ricevere istantaneamente l'arma potenziata. Le mod munizioni non saranno più nel pagapunch, ma faranno parte dell'arsenale e disponibili quindi alla macchina per l'arsenale, che però sarà completamente diversa da quella di Cold War. Questa macchina avrà infatti la voce di un istruttore che ti darà consigli su come e cosa comprare con i rottami ottenuti durante la partita. Le armature non saranno più presenti nella macchina per l'arsenale, ma si troveranno al muro in giro per la mappa, esattamente come delle normali armi. Adesso passiamo alle nuove aggiunte di questo Black Ops 6. La prima feature nuova è il sistema di miglioramenti, che puoi applicare a perk, mod munizioni e potenziamenti da campo. Per ogni equipaggiamento sarà infatti possibile scegliere da una pool di 6 abilità, 3 di queste saranno miglioramenti maggiori, mentre le altre 3 saranno miglioramenti minori. E potrai equipaggiare solo un miglioramento minore e uno maggiore per ogni perk, mod munizioni e potenziamento da campo. Con il Jug, per esempio, tra i miglioramenti maggiori è presente il Dying Wish, quindi la possibilità di restare in vita dopo l'ultimo colpo mortale. Tutti questi miglioramenti saranno sbloccati ovviamente livellando. Un'altra feature introdotta è la possibilità di salvare la partita zombie e continuarla in un secondo momento. Funziona solo in giocatore singolo, ma permetterà di salvare e uscire dalla partita in qualsiasi momento. Ogni giocatore avrà a disposizione un solo slot di salvataggio per una partita in singolo. Inoltre, quando verrai disconnesso dalla partita, il gioco creerà automaticamente un salvataggio alla fine del round precedente, permettendoti così di riprendere da dove avevi interrotto. Mesi dopo l'uscita di ogni mappa verrà introdotta una modalità di gioco guidata, dove il giocatore sarà appunto guidato al completamento dell'easter egg principale e i round saranno bloccati in loop finché è necessario. Inoltre tutto quello che non servirà come eventuali side quest sarà disabilitato. Per ogni easter egg completato in modalità normale riceveremo una ricompensa, come per esempio una skin diversa per le Wonder Weapon. I progressi delle armi saranno globali a zombie, multiplayer e warzone. Su zombie ci saranno delle sfide per ottenere le mimetiche, con anche delle mimetiche speciali che Treyarch ha definito come le più belle mai create. Sarà possibile modificare l'HUD a piacimento come nel multiplayer, e quindi anche disattivare la barra della vita e i numeri che indicano il danno agli zombie. Sarà possibile entrare in partita con un amico in qualsiasi momento, anche subito prima del boss finale di un easter egg. Potrai continuare a giocare dopo aver completato l'easter egg, a differenza di Cold War dove la partita terminava. Una cosa veramente bellissima è la nuova schermata di fine partita. Infatti sarà possibile vedere lo zombie che ti ha colpito per ultimo in una sorta di
Killcam che mostrerà come ti ha ucciso. Adesso che abbiamo finito di parlare del gameplay, parliamo un po' della nuova mappa zombie Terminus Island. Treyarch l'ha definita la mappa zombie più grande mai creata. Questa non è più composta da parti di mappe già esistenti come su Cold War, ma è stata creata da zero solo e unicamente per la modalità zombie. La mappa è costruita per sfruttare al massimo l'utilizzo del movimento omnidirezionale, con moltissimi posti dove scavalcare, nuotare e scivolare liberamente. Nella mappa saranno presenti anche delle barche ed è la prima volta che un veicolo viene inserito nella modalità Around di Cold Zombie. Queste barche potranno essere spawnate da diversi punti di interesse. Premendo per chiamare la barca, infatti questa uscirà da un portale e sarà quindi possibile utilizzarla. Potresti spostarti per la mappa anche senza usare la barca, ma un tentacolone arrabbiatissimo proverà in tutti i modi ad ucciderti e attualmente non si sa se è possibile eliminare o meno questo mostro. La wonder weapon di questa mappa è la Beam Smasher, un'arma con due utilizzi. Il fuoco primario spara un raggio laser che distrugge ogni zombie sul suo cammino. Il fuoco secondario emette un'onda sonora che rallenta gli zombie e li rende vulnerabili ai danni. Quest'arma ha anche un effetto secondario. Quando il caricatore sarà completamente vuoto, alla ricarica emetterà un'onda d'urto che stordirà tutti gli zombie vicini. La Raygun è tornata e oltre ad avere ricevuto un restyling completo, sembra essere diventata veramente fortissima. È stato aggiunto un nuovo perk chiamato Mili Macchiato, che oltre a potenziare ogni attacco corpo a corpo, ti dà la possibilità di sferrare un pugno fortissimo agli zombie, simile al pugno di Origins. Per usare l'arma melee che hai equipaggiato al posto del pugno, servirà a tirarla fuori tenendo premuto il tasto dell'attacco corpo a corpo, ma in compenso sarà molto più potente e shotterà fino ai round alti. C'è una nuova mod per munizioni chiamata Shadow Rift, che fa danno ombra e ha la possibilità di far esplodere gli zombie o teletrasportarli in aria facendoli cadere verso la morte. Oltre agli zombie normali, saranno presenti dei ragni, chiamati Vermin, che se lasciati in vita andranno in giro per la mappa evolvendosi e trasformandosi in zombie o roba ancora peggiore, che però sarà rivelata per bene solo dopo il lancio del gioco. Oltre ai Vermin abbiamo anche i Mangler corazzati e uno zombie speciale composto da resti di altri zombie, che potrà afferrarci in modo simile al Panzer. Inoltre anche gli zombie normali hanno dimensioni e vita differenti. La Treyarch ha insomma sperimentato moltissimo sotto questo punto di vista. Oltre al Mili Macchiato sono presenti tutti i perk di Cold War e con loro anche il Wunderfitz. Durante l'esplorazione della mappa capiterà di trovarsi davanti a eventi randomici come zombie che combattono, sbranano delle guardie e questo secondo la Treyarch dovrebbe rendere la mappa più viva e realistica. Un'altra aggiunta molto interessante è quella delle iniezioni mutanti. Potrai letteralmente diventare uno dei Mangler corazzati presenti nella mappa. Queste iniezioni saranno costruibili tramite i rottami raccolti durante la partita. Ok, questo era tutto quello che attualmente sappiamo su Black Ops 6 e sulla mappa zombie Terminus Island. Spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi e lasciare like per non perdervi nessuna novità su Black Ops 6. Detto questo, vi saluto.